Presentiamo questo sesto lavoro di Corde Oblique, che in realtà è iniziato a nascere quando il quinto era appena stato licenziato, e infatti il lavoro è iniziato a nascere molto presto, nel marzo del 2009. Le prime cose sono state scritte in quel periodo e le ultime cose invece sono recentissime, scritte grosso modo verso il luglio del 2010. Quindi ha coperto oltre un anno per quanto riguarda la fase di scrittura e diversi mesi per quanto riguarda la fase di registrazione. La registrazione è stata svolta presso gli Starlight Studio di Napoli. Siamo molto contenti del risultato, anche perché il lavoro è stato seguito dal fonico che ha seguito anche il disco precedente, Claudio Esposito. Con lui c'è un ottimo lavoro. Una cosa che non si dice mai è che i fonici sono una parte fondamentale di ogni disco, sono un po' gli scalpellini del suono, diciamo così. E quindi Claudio ha fatto un ottimo lavoro in fase sia di editing che di missaggio. La cosa che ho cercato di fare è stato selezionare e soprattutto sfrondare il più possibile di quelli che potevano essere considerati elementi superflui questo lavoro. Infatti spesso il lavoro che va fatto non è tanto un lavoro di accumulazione quanto un lavoro di selezione. E quella è la cosa difficile, perché magari quando scriviamo qualcosa ci si affeziona, però col tempo ci si rende conto magari di qualcosa a cui si può rinunciare, qualcosa che magari va tenuta. Per questa cosa ovviamente è necessario il tempo, quindi scrivere qualcosa e tenerlo a stagionare per diversi mesi per poi cercare di capire se vale la pena inciderlo o no. Tra gli argomenti trattati c'è sicuramente una grande porzione di Napoli, anche in questo disco. Infatti ci sono argomenti come la cripta napoletana, che è una galleria scavata secondo la tradizione in una sola notte da Virgilio Mago, oppure secondo una tradizione più concreta dai romani, dagli antichi romani. E invece l'altra faccia, la novità di quest'album, è sicuramente uno sguardo rivolto anche all'Europa. Infatti il sound ha a tratti un'eco molto più europea. Questa cosa è una conseguenza sicuramente di ascolti che sono andati più verso sonorità come Sigur Rós, Radiohead, Pink Floyd. Quindi le cosiddette influenze sono state sicuramente importanti anche per questa cosa.
Per quanto riguarda gli strumenti, questa volta siamo stati drastici, nel senso che abbiamo abolito del tutto la presenza di strumenti finti, diciamo così. Quindi non sono stati adoperati in nessun modo sintetizzatori, campionatori di alcun tipo. Tutto è dato da strumenti veri e da voci vere. Questa cosa ha cercato di, diciamo così, abolire la plastica e di far risuonare soltanto strumenti in legno o in materiali, insomma, concreti. In proposito, abbiamo anche avuto delle collaborazioni particolari con strumentazioni particolari. Per esempio, c'è stata una collaborazione molto bella con i Sinaudia, che sono un progetto di musica antica, un gruppo che suona e che studia la musica dell'antica Roma, gli strumenti dell'antica Roma, perché di musica dell'antica Roma purtroppo non abbiamo nulla che ci sia pervenuto. E infatti Walter Maioli e Luce Maioli hanno portato in studio questa cetra stupenda, ricostruita da un affresco di Bosco Reale, e l'hanno inserita in un brano. Il risultato è stato molto molto bello, e una cosa simile hanno fatto con i flauti. Altre due collaborazioni sono state quelle con il bassista storico degli Anathema, Duncan Patterson, che ha suonato il mandolino irlandese, e poi con Donatello Pisanello, che è uno dei membri fondatori di un gruppo di musica salentina, gli Officina Zoè. È stata una bella cosa perché in questo disco c'è un brano dedicato per l'appunto al Salento. Abbiamo inserito in questo disco l'organetto diatonico, che è l'antenato della fisarmonica, ed è stato per me molto bello avere una collaborazione con Donatello, perché ascolto da diversi anni gli Officina Zoè, quindi ne sono stato molto contento. Tra gli altri musicisti che invece sono parte fissa e concreta dei live, non posso non citare il violista Edo Notardo Berti, che ha un suono fondamentale per questo progetto e soprattutto ha la capacità di riempire brani anche nel momento in cui esegue note molto semplici, con un suono che è una sorta di misto tra un violino e un violoncello. E Edo Notardo Berti a volte esegue delle linee mie e altre volte invece arrangia delle linee di violino di sua mano. La presenza di Alessio Sica è stata importantissima perché si è molto lasciato andare in questo disco e ha arrangiato delle poliritmie molto, molto belle, molto asimmetriche, diciamo così. Umberto Lepore suona tre strumenti in quest'album, ovvero il basso tradizionale, il basso fretless, quello senza tasti, e il contrabbasso. Il basso fretless è stato un bel inserimento perché permette delle svisature e delle piccole variazioni di tono molto molto interessanti che hanno dato una grande personalità ad alcuni brani. Thank you.
Molte sono anche ovviamente le voci che hanno partecipato a questo disco, come Floriana Cangiano, che è onnipresente nei nostri album. Poi c'è Sergio Panarella, che già ha cantato, il cantante degli Ashram, che già ha cantato in un nostro disco in passato. Claudia Sorvillo, che è, diciamo così, l'addetta alle cover. Infatti in quest'album abbiamo inserito una cover di Radiohead, tratta dall'album In Rainbow. Abbiamo provato a variarla il più possibile, e infatti abbiamo tirato avanti il tempo nella parte iniziale e nella parte finale, per poi rallentarla drasticamente invece nella parte centrale. Caterina Pontrandolfo, che è un'altra cantante sempre presente nei nostri dischi, che ha questo timbro molto profondo, infatti lei è anche un'attrice, quindi interpreta le cose in modo molto personale. E una novità è Annalisa Madonna, una voce molto eterea, che ha cantato un brano su Pestum, sui templi di Pestum. Il 2009 e il 2010 sono stati anni molto belli e importanti per l'attività concertistica. Infatti abbiamo suonato parecchie volte in Olanda, in Germania, in Belgio, in Francia, a Parigi, a Nantes. Quindi insomma sono state belle esperienze e importantissime per la diffusione di questo lavoro, non solo in Italia ma anche all'estero. Sono state esperienze formative, e soprattutto è stato importante vedere che il riscontro c'è anche al di fuori dell'Italia, quindi questa cosa è stata molto bella. Speriamo di continuare così anche per i prossimi anni, perché l'aspetto concertistico è la cosa che tiene vivo soprattutto il progetto e il gruppo, nel senso vero e proprio del termine. E infatti è proprio con i live che Corde Oblique trova spesso la sua linfa vitale. Ciclopi ridenti sono due continenti. Sensazione.